A quasi un anno dalla chiusura imposta dal primo lockdown, il comparto della ristorazione, uno dei più colpiti dalle restrizioni causate dalla pandemia, chiede con forza alle istituzioni di ascoltare il grido d'allarme lanciato dal settore, riscrivendo i provvedimenti adottati nei confronti di una categoria eterogenea, tenendo conto delle differenziazioni di un settore più che mai composito. Da qui i ricorsi al TAR del Lazio e dell'Aquila, che saranno depositati a breve dall'Associazione Aria Food dei ristoratori e produttori abruzzesi, come spiegano Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale dell'Università di Teramo, e Valerio Di Mattia, presidente dell'associazione Aria Food. Al TAR si contesta la legittimità del DPCM che ha portato i ristoratori a questa grave situazione, a vivere questa grave situazione. Certo, la situazione è determinata dalla pandemia in corso, ma diciamo, le misure adottate attraverso il DPCM sono insoddisfacenti a risolvere i problemi, da un lato. Dall'altro si propone un ricorso, quindi non soltanto al TAR Lazio, ma anche al Tribunale Civile dell'Aquila, perché la misura dei ristori non è più sufficiente a garantire loro la possibilità di ripartire quando questa situazione sarà conclusa. Un conto è il ristoro nel brevissimo termine, altro è a medio-lungo termine. Con la misura di ristoro del 7% è insoddisfacente, il che vuol dire che più della metà dei ristoratori dovranno chiudere la propria attività. I ristori li avete ricevuti e se sì sono bastati a coprire le perdite? I ristori naturalmente sono stati ricevuti, ma un sostegno pari quasi al 7%, poco più, della perdita di fatturato. È chiaro che il DPCM tratta nella medesima maniera un comparto eterogeneo molto variegato, che va appunto dalla ristorazione che lavora in maniera molto ordinata, al bar, al pub o alla movida addirittura, che in alcune condizioni abbiamo visto può creare in questo particolare periodo dei diciamo, problemi o comunque situazioni da monitorare. Noi in realtà stiamo chiedendo proprio questo, che il DPCM riesca a calarsi nella realtà e ad aderire con norme specifiche alle condizioni del lavoro, cioè chi è già in ordine ed è capace di riadeguarsi alle nuove necessità, come la ristorazione ha già dimostrato nell'80% dei casi. Nel primo lockdown noi abbiamo reinvestito nelle nostre attività e riorganizzato i servizi, può tornare al lavoro e può diventare anche modello per chi dovesse avere una necessità di riconversione o di riorganizzazione attraverso appunto input specifici della legge.